Oggi in 10 minuti espressionismo espresso. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ricomincia il corso di storia dell'arte, le pillole di storia dell'arte in 10 minuti. Oggi parliamo della bellissima corrente dell'espressionismo. Ci eravamo fermati al cubismo, vi ricordate? Vi lascio qui dove c'è la I col pallino, tutte le lezioni di storia dell'arte. Pensate, con le mie pilloline, se le guarderete tutte in 2 orette potreste avere un'infarinatura generale della storia dell'arte e poter cominciare a capire in maniera più cosciente quelli che sono i messaggi che la storia dell'arte ci manda ogni giorno e forse capire anche meglio la realtà che ci circonda. Quindi non sottovalutate queste pilloline, non prendetele come un discorso esaustivo, ma queste devono essere solamente l'incipit, l'inizio, per andare poi a cercare e ad approfondire l'argomento che più vi interessa. Quindi, prima di cominciare, sulla fiducia, regalami un pollice in su, condividi questo video per condividere la cultura e soprattutto per condividere quella parte di YouTube che condivide dei contenuti culturali e vienimi a trovare su Instagram per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Arte per te. Il link lo trovate qua sotto. Comunque, cercate Arte per te su tutti i social, pennello bianco su fondo rosso. Cominciamo adesso a parlare dell'espressionismo. L'espressionismo comincia ad affacciarsi all'incirca nel 1911 in Germania. È una corrente artistica che ha lo scopo di esprimere lo stato d'animo dell'artista. Voi direte, che c'è di nuovo? L'avevamo visto anche nell'impressionismo, in cui il pittore, ve lo lascio qui l'impressionismo, in cui il pittore veniva impressionato appunto dal mondo esterno e fissava sulla tela attraverso i colori, attraverso le forme, soprattutto attraverso i colori, quelli che erano i movimenti dell'anima che la realtà donava lui. Invece adesso qui si ha un ragionamento all'inverso. L'espressionismo, come dice la parola stessa, è quella corrente che cerca di esprimere il sentire emotivo, psicologico, etico, morale dell'artista, imprimendolo sul supporto pittorico in forme che non siano esattamente aderenti a quelle della realtà. Quindi si va già verso una forma di astrattismo, perché le forme possono prescindere da quello che effettivamente l'occhio vede, corredato da un'immissione di colore che dia sostegno al pathos che l'artista vuole comunicare. Quindi la differenza tra l'impressionismo e l'espressionismo sta proprio nell'inizio della parola. L'impressionismo va dall'esterno, quindi da quello che vede l'artista, all'interno, da quello che l'artista riesce a filtrare dall'esterno attraverso le sue impressioni. L'espressionismo va dall'interno dell'artista verso l'esterno della realtà, interpretando la realtà invece seconda quella che è la sua intimizzazione interiore. Quindi da un moto interiore dell'artista la realtà viene filtrata ed interpretata in forme spesso non reali e con colori che diano quella carica di pathos, quella carica emotiva che il pittore, che l'artista vuole mandarci. Due tra i più grandi e conosciuti interpreti di questa corrente sono Edvard Munch, che tutti riconoscerete per il suo urlo, ed Egon Schiele, molto noto per i suoi autoritratti, di cui qua ve ne metto uno. Allora, due artisti comunque che facenti parte della stessa corrente la interpretano in maniera molto differente e adesso vediamo come. Edvard Munch infatti vuole esprimere la drammatica solitudine dell'uomo, un uomo lasciato solo allo sbaraglio dinanzi a questo mondo opprimente che lo schiaccia e lo ingoia e lo fagogita. E allora ecco che le forme sono delle forme drammatiche di tratto, no? Un po' paurosi, i suoi personaggi, dalla sua Madonna all'urlo stesso, vediamo che sono dei personaggi effettivamente non sereni nei tratti, molto smunti, con delle occhiaie molto profonde.
grande, mentre è proprio sintomo della pesantezza e della gravosità di questo muoversi per il mondo. Il tutto corredato da una apposizione di colore che va a schiacciare il soggetto, circondandolo in aure via via concentriche, che è come se lo includessero, come se lo schiacciassero all'interno di questo mondo. E questo suo vagare così spaurito, questo sentire il terrore di vivere il mondo, viene proprio fuori da queste, dall'espressione di Edward Munch in ogni sua opera. Nella scelta dei colori così profondi, così vibranti, questi blu mischiati col nero e questi aranci mischiati col giallo, che in lui non danno serenità e levietà alla lettura pittorica, ma che rievocano in un qualche modo le fiamme dell'inferno e l'oscurità tenebrosa di questo vagare per il mondo. Mentre per Egon Schiele la cosa che lo terrorizza nel stare al mondo è proprio la caducità del mondo, la finitezza del mondo reale. Tutto è già morto prima di nascere. Tutti noi moriamo, tutto muore intorno a noi. È proprio questa decadenza che si legge dalle opere di Schell, con questi tratti di contorno molto definiti e nei suoi personaggi quasi già scarnite nel loro interno. Le sue anatomie sembrano molto riecheggiare la Maddalena penitente di Donatello. Vi metto qua il video in cui ne ho parlato, ma lì Donatello voleva proprio indicare il dramma di una persona consunta dal suo stile di vita, no? La caduta del mondo terreno, che stava mangiando la pelle e le ossa a quella donna che aveva fatto del suo corpo il tempio della lussuria. Adesso invece qui siamo tutti delle maddalene per i denti, perché siamo tutti consumati dal tempo che passa e che ci porterà inesorabilmente alla morte. E questo terrorizza Schiele, e questo terrore si evince non soltanto dalle forme così ossute, definite, così circoscritte in dei limiti che sono il limite stesso della nostra vita, ma soprattutto nella scelta dei colori usati. Lui va molto sui colori quasi neutri, quasi come se il colore fosse già logorato dal tempo, quasi che le sue opere fossero già smunte, distrutte dalla patina del tempo che le va via via sbiedendo e facendo scomparire del nulla, perché questa è la più grande paura di Egon, quella di scomparire nel nulla, di non lasciare più traccia di sé, e questo lo sopraffà e lo terrorizza. Un destino di decadenza che accomuna tutti. Quindi, pensieri non proprio tranquilli quelli dei nostri pittori, la paura che si possono ricondurre ad un unico messaggio, la paura e lo smarrimento di questo vagare nel mondo. Il primo sommerso dai problemi e dalla pesantezza, il secondo invece sommerso dal pensiero della finitezza. E quindi vedete come anche l'utilizzo degli strumenti creativi cambia da pittore a pittore. Munch ci parla più con i colori, gli scuri, queste miscellane confuse di colori, questi colori gravissimi, blu, neri, molto scuri. A un certo punto è drammaticamente illuminati dai rossi, dagli aranci e dai gialli, che stridono e che richiamano una drammaticità enorme. I gialli, il giallo che anche nell'iconografia riporta al terreno. Ricordatevi che il giallo è il colore del mondo terreno, della finitezza della vita. L'oro è il colore di Dio, ma il giallo è il colore della quasi dell'invidia, della bile, ricordatevelo sempre, perché dalla bile veniva estratto una volta. Mentre Egon Schiele parla attraverso il segno, nevrotico, spasmodico, ansioso, finito, di contorno, come finita è la nostra vita, già prima che essa cominci. Bene, così si esprimono i nostri pittori, e questo è l'espressionismo in 10 minuti. Ora, se ti è piaciuto, vai ad approfondirlo nei libri di storia dell'arte. Io qua sotto ti metto una bibliografia carina da poter seguire e anche abbastanza facile, che non richieda troppo sforzo, anche per i non avvezzi a questo tipo di studio. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, non deludermi. Io ti aspetto sempre qui da Ombretta, ed arte per te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!